No, non il ritornello, il principio. Rischio il vento, il lavaro viola, questi campi della scuola del valore. Eccoci in studio, buonasera a tutti per la seconda stagione di Viola Spritz e non potevamo non cominciare che con l'inno della Fiorentina cantato da Rocco Commisso, il nuovo presidente Viola. Uno spettacolo incredibile che supera ogni più rosea previsione, direi. Che cosa ne dici? Tanto Alessandro Cei, presidente del Viola Club Ponte Aggreve, che già abbiamo avuto ospite varie volte nella scorsa stagione, quindi stiamo superando tutti gli altri presidenti, o no? Sì, assolutamente sì. Io penso che, io parlo a nome del Viola Club Ponte Aggreve, ma penso un po' tutti i tifosi della Fiorentina in questo momento siano entusiasti di questo presidente, di questa proprietà, non solo di lui, ma anche di Gio Barone, che è sempre disponibile con tutti e ha sempre una parola di conforto per tutti i tifosi. E, insomma, io sono stato alla festa della curva, l'ho visto in mezzo a tifosi, veramente uno di noi, sembra nato un sanfrediano, invece è nato a Pozzallo in Sicilia, ecco. Tanto ringraziamo naturalmente, come già appariva nella scritta, violanews.com per averci gentilmente concesso l'uso del video dell'inno cantato e suonato al piano da Rocco Commisso. Senti, verrà anche a qualche riunione del Viola Club Ponte Aggreve, perché c'è questo a proposito, se non lui forse Gio Barone, possibile? Allora, cosa c'è allo studio? L'idea nostra è quella di fare come facciamo ormai noi, non la classica cena del Viola Club, perché si sa che non è ben voluta dai giocatori, perché i giocatori si annoiano a stare troppo a seduti e poi mangiano poco perché mangiano soltanto alcune cose e dunque non sono da cena. Ma faremo come nostra consuetudine il famoso aperitivo del Viola Club Ponte Aggreve, che poi si prolunga e che alla fine diventa, ora è brutta questa parola, non mi piace dirla, apericena, però non mi piace dirla. Non ti piace apericena? Bruttissimo, bruttissimo. Mm-hmm. E l'impegno nostro è intanto quello di chiamare Gio Barone, perché penso che Gio sia la figura perfetta, ecco, nell'ingranaggio del nostro Viola Club, e poi speriamo che ci porti un giocatore magari insieme. Ma direi che, sì, che sicuramente... Però fondamentalmente noi l'iniziativa che andiamo a fare nel più breve tempo è il torneo che tutti gli anni di calcio a 5 tutti gli anni viene organizzato dall'ANT, Associazione Nazionale Tumori, e che noi facciamo devolvendo in beneficenza dei proventi come Viola Club, a cui partecipiamo con grande entusiasmo, perché comunque è l'associazione ANTE fa un lavoro importantissimo di conforto per le persone che purtroppo devono affrontare questa brutta malattia, che è purtroppo il cancro, e dunque noi parteciperemo da lunedì a questo torneo da detentori, perché l'anno scorso l'abbiamo vinto e dunque anche quest'anno ci presentiamo con la nostra squadra molto competitivi e cercheremo di onorarla al meglio, più che altro
per quello che rappresenta, ecco, per l'Ant. E sappiamo che la Fiorentina è molto attenta a questo, al sociale, come dimostra anche la recente collaborazione col Maier, no? Sì. Diciamo subito, intanto c'è forse già pronto un collegamento telefonico a breve, perché anche quest'anno avremo cercheremo di dare spazio a autori di libri delle squadre avversarie, più o meno conosciuti, ma che comunque hanno fatto un lavoro di ricerca, quindi cercheremo di dare spazio a loro e ai nostri amici di Rutto Sport. E poi in finale avremo anche il cocktail di una persona che tu conosci benissimo, il grande Matteo Vezzosi, grande Matteo Vezzosi, che per stasera ci ha preparato un gin fizz. Ma abbiamo già il primo collegamento telefonico con Alessandro di Rutto Sport. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Paolo, ciao, ciao. C'è anche Alessandro Cei, che sicuramente ciao, conosci. Ciao, buonasera. Sì, mi sono collegato ora, guarda, ho acceso ora la TV. Ho visto proprio adesso. E io invece, guarda, del Maier, del sociale ho sentito, e della collaborazione con la Fiorentina. Senti, a proposito di Fiorentina, l'articolo di oggi, il pezzo di oggi di Rutto Sport, non so se Enrico Milani, il regista, che ringraziamo, ce lo può mandare, è dedicato alla nostra acerrima nemica storica, ovvero la Juventus. Sì, è vero. Com'è? È vero. Sarri, dici. Allora, dunque, sono due. Uno era su Sarri. Quello su Sarri, che a Madrid fa caldo anche dopo cena, la scusa che ha trovato il tecnico, esatto, juventino. Esatto, praticamente il discorso della mancata vittoria di Firenze è stata ripresa anche dall'articolo sulla mancata vittoria anche a Madrid, dal 2-0 al 2-2, e Sarri adduce che a Madrid fa caldo dopo cena. Sì, infatti questa è la chiosa finale che avete fatto. Sì. Il caldo ci dà noia, spiega Sarri nel post partita, siamo poco brillanti e poco concentrati quando è caldo. A Firenze abbiamo sofferto, a Madrid è caldo anche dopo cena. Senti, Alessandro, noi abbiamo esordito in realtà con il video di Viola News dell'inno della Fiorentina suonato al pianoforte da Rocco Commisso. Ti saresti aspettato un presidente così euforico e entusiasta? Sì. Io ti dico di sì, perché anche quando ci parlammo, anche quando ci fu la trattativa, sembrava ci fossero dei miri che volevano prendere la Fiorentina, io invece ero molto favorevole a questo personaggio, perché questo è un personaggio, Rocco, che innanzitutto, avendo fatto calcio anche se a livelli molto inferiori rispetto a quelli naturalmente dei professionisti, ma lui tramite il calcio ha vinto poi l'accesso alla Columbia University, quindi era già molto dentro a delle realtà, cosa che magari gli emiri e molti ricchissimi non lo erano. Infatti io auspicavo che Rocco potesse prendere la Fiorentina, perché gli attribuivo una maggiore competenza laddove magari i soldi potevano essere inferiori. Mi ha piacevolmente sorpreso, ma non poteva essere altrimenti, perché lui ha ricevuto un'accoglienza, io direi, bellissima. Lui stesso era emozionato, so che era anche pianto in delle situazioni di emozione, quindi sì, me l'aspettavo. Non sono falso, ti dico, me l'aspettavo. Non mi aspettavo, ecco, magari il suo braccio destro, che è Giovarone, che è molto molto vicino alla città. E questo, lui ha un contatto diretto con i tifosi, una cosa bellissima, e quindi niente, c'è solo da avere un attimino di pazienza, perché probabilmente ci vorrà un po' di tempo, non tantissimo secondo me, però un po' di tempo per tirare su una compagine veramente importante, perché io penso che questo sia l'obiettivo, e è molto proiettato. Lo vidi anche sabato scorso, Rocco insieme a Gio Barone, in occasione con l'incontro con il centro di coordinamento della Web, sono molto, molto motivati a aumentare il fatturato, quindi, perché sanno che questa è la strada giusta per poi arrivare a fare lo stadio, a fare tutto quello che c'è da fare, ma insomma lui vuole il risultato, ecco, insomma mi sembra abbastanza determinato. Ma comunque mi ha emozionato anche a me, Rocco. Sì, vero.
Siamo molto emozionati. Senti, una sola considerazione sulla passata gestione, la passata proprietà dei fratelli della Valle. Secondo me è sbagliato dire che tutti i 17 anni sono stati negativi. Ecco, quando sei sceso tu, e lo chiedo anche ad Alessandro Cei, dal carro della Valle, quando avete cioè capito che non era ormai più il momento di seguirli, ma di far loro capire che era il momento di chiudere la loro storia alla Fiorentina? Ma direi dopo l'uscita di scena di Montella, fondamentalmente c'è stato il benefit dell'anno di Sosa che comunque poi quando fu terribilmente traumatico trovarsi a gennaio 2006 e che invece dei rinforzi chiesti da Sosa ai vari Benalouane eccetera, di cui voglio anche scordarmi tutto, nel 2006 e quindi tra dicembre 2005 e gennaio 2006. E lì c'è stato, cioè scusa, 2000, no, 6, 2000, ora 6, 2015, 2016, ma perché sennò sono 10 anni prima, lì c'è stata la totale rottura, perché lì era evidente che in un'annata così, che un campionato era partito molto importante per la Fiorentina, con le giuste motivazioni, perché io mi rifaccio sempre al campionato inglese vinto dall'Leicester, che ebbe un anno una giusta motivazione, invece lì fu spento tutto. Cioè non fu tanto i mancati acquisti, quanto il totale disimpegno che si vive con delle dichiarazioni di Cognini che disse che la Champions League sarebbe costata tanti soldi, se ve lo ricordate, questo sotto Natale, Ok, fu ma ormai. Ok, regalo di Cognini a noi tifosi per Natale. questo lo passiamo agli atti della storia della Fiorentina, ma ormai guardiamo avanti. Alessandro, ti No, ringrazio. nulla, poi scusami, Sì. parentesi, c'è stato i primi anni di Prandelli furono bellissimi, Ah, ecco. i primi anni di Prandelli furono bellissimi, quando la proprietà aveva voglia probabilmente di investire e di fare. Poi il giocattolo si ruppe secondo me già con, ora poi rilascio, con la fine dell'era Prandelli, Montella fu più che altro un interesse del fratello minore, quindi Diego, diciamo, assecondò questa passione, ma poi dopo, insomma, fu tutto, è stato un canale pauroso. Comunque io vi ringrazio, e vi auguro buona serata e Grazie. scusate della puntualizzazione, va bene? Grazie a te, buona serata. A giovedì A prossimo, presto, se vorrai. bene, a presto, a presto. Ciao, ciao. Alessandro, tu? Allora, io onestamente no, a me i fratelli della Valle non sono mai stati particolarmente simpatici, Neanche nell'anno della C2. neanche nell'anno della C2, neanche in quegli anni lì, ma non tanto perché comunque, vabbè, perché non Non hai mai trasmettevano comprato un paio di l'entusiasmo. Sì, l'ho scarpe? Ah, l'ho comprato. comprato. Sì, l'ho Allora hai comprato. No, comunque sono buono. No, finanziato. secondo me quelle cose, le scarpe le fanno bene, ecco. Però neanche in quegli anni lì. Però devo dire che ci sono stati anni importanti. Alessandro di Luttosport prima ricordava gli anni di Prandelli, che anche secondo me sono stati i migliori anni della Valle a Firenze, gli anni in cui veramente la proprietà spingeva per degli obiettivi. Abbiamo visto tante volte la Fiorentina in Europa, questo gli va riconosciuto, però hanno sempre soffiato sull'entusiasmo, cercando di spengere l'entusiasmo della tifoseria, la cosa del tetto ingaggi La e della plusvalenza. plusvalenza. Ecco, io penso che la cosa che è piaciuta di più a me quando nella prima conferenza stampa di Pradè è stata proprio quella di dire che non facciamo un mercato noto finanziamento, non compriamo giocatori per fare plusvalenze, non addirittura ha detto che se mi trovo davanti a delle minusvalenze non ci sono problemi, la proprietà avalla anche queste cose qui. E l'hanno dimostrato con i fatti, perché comunque se pensiamo solo alla difesa di quest'anno della Fiorentina, l'anno scorso avevamo comprato Vittor Hugo per 9 milioni, 8? No. 8-9 milioni, quello che è, e
e Ceccherini per 3 milioni, cioè praticamente per 11 milioni. Quest'anno è stato preso un solo difensore, senza dimenticare Rasmussen, che si sa, abbiamo perso le tracce, non sappiamo nemmeno dov'è, pagato 7 milioni. C'è comunque, no? C'è comunque. Sì, no, è a disposizione. È una qua, no, figura, è nella una figura mitologica, un Rasmussen. Nella rosa però, c'è. Detto questo, però, nella Fiorentina l'anno scorso, appunto, erano stati spesi 11 milioni per comprare due difensori, Ugo e Ceccherini, che Ugo Ceccherini ce lo siamo purtroppo dovuti, cioè ce lo sorbiamo ancora perché No, beh, Ceccherini non è così male, no, secondo me. Si è visto domenica. Vabbè, lascia fare. Però detto lo può questo, dare. Ugo, l'abbiamo ovviamente, come era scontato, rispedito in Brasile, Sì. molto simpatico, però come giocatore lascia un po' a Ma desiderare. Ugo rimarrà sempre legato al gol col Benevento, Vabbè, insomma, ok, il farà numero parte della 13. storia per Ma quella vorrei cosa lì. vedere. Beh, bene, ringraziamo Ugo, però dobbiamo dire che quest'anno abbiamo preso un difensore pagato 0 euro, che è Caceres, che guadagna 1.200.000 euro l'anno, che praticamente abbiamo speso 1 milione, bene, per prendere un difensore che io penso a livello di categorie, tra Ceccherini e Ugo e Caceres, Vabbè, questo ci è sono almeno 15 un categorie. nazionale uruguagio. Ci sono almeno 15 categorie, un giocatore che ha vinto campionati con lei, che ha vinto campionati per Barcellona e ha giocato ad altissimi livelli, ha 32 anni ed è un giocatore che sicuramente sarà molto utile alla Fiorentina. Però Ma su Caceres non si farà la plusvalenza. ho Quanto ci dispiace. capito. Senti, ora ti lascio, ti interrompo un attimo perché abbiamo in linea Matteo Angeli. Ciao Matteo, buonasera. Guarda, Buonasera a tutti. siamo a Viola Spritz, c'è Alessandro Cei, presidente di Viola Club Ponte Aggreve, e adesso Buonasera a introduciamo tutti. anche un altro ospite, ovvero Maurizio Bertini, presidente del Viola Club Fantechi Ciuffi. E ti abbiamo qui ospite perché hai scritto a suo tempo un libro di cui il regista Enrico ha già mandato in sovrimpressione la copertina, ovvero semplicemente Gasperson, cioè tu sei un profondo conoscitore del pianeta Genoa, di quando Gasperini, prossimo avversario della Fiorentina, era allenatore, gli dedicasti questo libro e quindi ti chiediamo, anche perché noi a Firenze non abbiamo un'immagine molto simpatica, ti confesso, dell'allenatore bergamasco, dopo le polemiche con Chiesa dell'anno scorso, ci racconti un po' Gasperini? Allora, se Sì. racconti Gasperini è un bel incipit perché quanto tempo abbiamo? No, vabbè. No, nel senso che, allora, come allenatore penso che obiettivamente in pochi possono criticarlo. Ha fallito quella stagione all'Inter, ma all'Inter chi è che non ha fallito? Quindi lasciamo perdere la parentesi Inter, Sì. che probabilmente per mille motivi non è mai entrato nello spogliatoio. Poi più volte con lui ho parlato, mi ha spiegato che poi alcune dinamiche aveva un po' qualche senatore contro fin dalla prima volta, quindi vabbè, è andata come è andata, quindi è andata così. Per il resto la sua carriera, diciamo che lui parla da solo, pur non avendo fatto cose, allenato grandi squadre, quindi questo è ancora, ce la deve ancora giocare, diciamo, a grandissimi, grandissimi livelli. A livelli di medio non si può discutere, soprattutto l'atteggiamento tattico, nel senso che questo comunque a Genova era arrivato dal Crotone, quindi era più che una scommessa, era arrivato molto, in maniera molto silenziosa. La sua prima frase fu: mi piace vincere 3-2 piuttosto che vincere 1-0. Questo era stato il suo incipit nella prima conferenza stampa, che aveva fatto capire un po' quello che era il suo atteggiamento mentale e poi pratico in campo alla squadra, e difatti la sua squadra a Genova ha dato veramente, se vi ricordate, i primi anni soprattutto proprio dava spettacolo. Era che l'epoca poi, e non solo con i Thiago Motta, con i Milito, con la squadra che poi è arrivata quarta, cioè qui quarta pari merito con la Fiorentina proprio, ve la ricordate, che poi appunto con la vittoria della Fiorentina, se non sbaglio, Marazzi, era stato un po' Pareggio 3-3. fatale per il 3-3. Genova, che poi arrivarono a fare i punti. Esatto, sì, 3-3, bravissimo. Sì, per noi, lo dico subito, Però la Fiorentina, scusami, perché era ecco. stata una sconfitta. Scusa Matteo, Sì. però una curiosità sull'uomo Gasperini, cioè Ecco, lui che è sull'uomo, abituato a ecco, te lo lavorare con i giovani, inquadro. su Chiesa ha Esatto, avuto ve lo delle parole inquadro sicuramente velocemente. eccessive. A rischio querela, direi. Allora, ve lo inquadro velocemente. Lui è molto, dal punto di vista umano, non lasciamo perdere, nel senso che ognuno è simpatico, antipatico, quello che ognuno va oltre, non gli parlo proprio di calcio.
Sì. Lui quando prende di punta una persona, che poi sia il capitano o l'ultimo dei giocatori, lo prende di punta e lo fa fuori, cioè diciamo la verità, cioè, quindi ha fatto delle cose anche qua a Genova che ancora adesso il giocatore all'ultimo minuto non sono andati in campo, magari per una litigata negli spogliatoi, più di una volta. Lui è uno molto 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 aggressivo, dal punto di vista sportivo, intendiamoci, non certo. E poi a volte è esagerato, ad esempio qua a Genova ha lasciato un ricordo straordinario, era poi tornato, per chiuso l'aveva ritornato, ma ha fatto molto bene, tanto è vero che aveva portato Genova in Europa, se vi ricordate, poi per quella mancanza di licenza UEFA venne annullata, annullato il sesto posto, ma lui comunque l'aveva portato 3 anni fa in Europa, quindi 4 anni fa, quindi questo. Però ad esempio domenica scorsa Atalanta, Genova, Atalanta alle 12.30 a Ferraris, l'Atalanta vince, lui è entrato tra gli applausi, perché ancora a Genova ha tantissimi estimatori, perché immaginate, è entrato tra gli applausi, vince al 95esimo con quel colpo di una biliardo di Zapata al 95esimo, lui esulta perché è giusto che esulti, poi è andato negli spogliatoi e ha fatto uno show contro il Genoa che ha lasciato anche i gasperiniani molto molto un po' così, un po' sbigottiti, perché non si aspettavano effettivamente, no? Quando tu dici quando ero a Genoa mai un rigore al 90esimo ce l'era fatto dato, qui invece il VAR non funzionava, il rigore era inesistente, hai vinto al 95esimo a casa tua, fra virgolette, tra la gente che ti ha appena applaudito, fai i complimenti all'avversario, godi del tuo successo e basta, cioè non c'è il caso, no? Di lui ha questo modo un po' che ha reso antipatico, come dicevi tu all'inizio, a volte si rende antipatico perché ha questo modo di qualche polemica, sembra quasi che abbia bisogno di qualche polemica sempre per rimanere un po' acceso, no? E quindi questo lo rende un po' antipatico, e tant'è vero che ad esempio molti genuani, vediamo anche sui social in questi giorni, oggi scusate, hanno goduto in maniera molto molto importante per la sconfitta di ieri sera, ecco, e a proposito sera, della, nel senso che sì, perché scusate, così chiudo, lui ha affrontato il Genoa con la squadra più forte che aveva, nel senso con tutti i titolari, alle 12.30 con 33 gradi percepiti, non facendo minimamente turnover, senza fare, sembrava che la partita di Champions per lui, cioè che fosse quasi più importante battere il Genoa che fare una bella figura in Champions, non so come spiegare, perché proprio obiettivamente con 33 gradi alle 12.30 di domenica provare a fare un po' di turnover, ecco, nel senso invece lui ha spremuto la squadra domenica scorsa, e ieri l'altra sera sembravano, non c'eravano cotti dopo 45 minuti, ecco. Ecco, e sì, te che lo conosci bene, dopo il 4-0 in Croazia, che Atalanta deve aspettarsi la Fiorentina questa domenica alle 6? Allora, devo dire la verità, l'Atalanta vinta a Marassi domenica mi è sembrata una squadra veramente tosta, cioè una squadra difficile da battere, nel senso che pur non avendo campioni, perché se la analizziamo campioni non ne ha, ha dei buonissimi giocatori, ci mancherebbe altro, ma è un'orchestra che funziona molto bene a meraviglia, nel senso che ha un'idea proprio di solidità, cioè a volte Genoa che ha giocato bene è arrivato al 91esimo, che era al 91esimo, che era 1-1, forse non meritava del tutto di prova, appunto poteva anche, vabbè, era 1-1, però dava proprio l'impressione che il Genoa proprio provasse ad andare avanti, e un muro, cioè giocatori a centrocampo in difesa, attacco forse qualche campione in più, no? Nel senso Zapata, Muriel e l'altro mi viene in mente, il Crotolino Gomez, esatto, davanti a delle individualità che possono in qualche modo risolvere la partita, però centrocampo dietro, se tu mi dici voglio uno di questi giocatori dell'Atalanta, dici chi potresti prendere per dire faccio follie per un centrocampista dell'Atalanta sulla carta, ecco, non so come spiegarti, quindi non ha grandi campioni, però ti dico la verità, dopo da una squadra tosta, ecco, una squadra che è difficile da battere, perché conoscendo Gasperini sicuramente la strigliata ieri sera c'è stata in qualche modo, è una squadra che gioca a memoria da 2 o 3 anni, quindi penso che abbia metabolizzato e metabolizzerà abbastanza velocemente la sconfitta, anche se è una sconfitta che in pochi, soprattutto nei modi, si aspettavano, probabilmente neanche Gasperini si aspettava di prendere una sberla di quel tipo, vorrei vedere di quel tipo, pronosticare un 4-0, però penso che sia una squadra, essendo una squadra tosta con un allenatore comunque tosto, probabilmente penso che non più di tanto, anche se la sberla l'hanno presa, reagiranno, perché è una squadra che gioca a memoria, è una squadra che gioca in maniera molto molto tranquilla, e quindi poi diciamo la verità, Atalanta in Champions
è un fra virgolette un miracolo, quindi voglio dire, non è che nessuno si aspettava che facesse Favilla anche il centro, però nessuno si aspettava neanche né Favilla ma neanche le quattro sberle, quindi penso che comunque l'Atalanta, purtroppo per voi dico io, che non arriverà ancora assorbita dalla sconfitta, questo, a meno che poi il problema di cambi, ecco, quello magari qualche farà, magari, non lo so in questo modo lui se fa riposare qualcuno oppure no, perché comunque in questo periodo comincia a essere il calendario, poi si gioca ancora mercoledì successivo, certo, quindi insomma, qualche cambio lo farà, ecco. Però dal punto di vista mentale penso che assorbirà abbastanza bene la sconfitta. Vabbè. Matteo, grazie mille e buon lavoro, so che anche tu adesso vai in trasmissione, vero? Sì, vado adesso, buon a parlare di Genova, io vado ecco, a parlare. Grazie, ciao, buona serata. A tutti, buona serata a voi. Tanto ripresento anche Maurizio Bertini, ciao Maurizio, grazie ciao. Di essere venuto. Senti, una battuta veloce su un pianista di eccezione che abbiamo visto a inizio trasmissione, che suona benissimo l'inno della Fiorentina, un signore di 69 anni di cui si sta innamorando il tifo viola, oserei dire, no? Anzi, si è già innamorato, anche, pur non avendo ancora ottenuto nessun risultato. Però sta facendo quello che la vecchia proprietà non è riuscita a fare in 17 anni, cioè riunire il tifoso. Per la vecchia proprietà noi non eravamo considerati, eravamo considerati clienti, e da questa società siamo considerate le persone indispensabili, perché senza di noi non esisterebbero. Quindi la differenza è sostanziale. Quindi è un presidente con la P maiuscola, un presidente. Io ho sentito anche domenica allo stadio che veniva paragonato a Cecchi Gori, è una cosa totalmente Mario, diversa, forse a Mario Cecchi Gori, non certo, però è veramente una persona gradevolissima, una persona che sa stare in mezzo alla gente e sa come gestire il tifoso. Senti, uno snodo fondamentale come lo è stato per i Della Valle sarà lo stadio. Allora, ora c'è l'ipotesi dello stadio a Campi Bisenzio. Allora, Alessandro, ma stadio a Campi come... Perché no? No. Perché no? Perché no? Che problema c'è fare lo stadio a Campi Bisenzio? Io non vedo, a parte ho diversi amici a Campi, in particolare anche il sindaco Emiliano. Io sono più per Firenze, ti confesso. Emiliano Fossi, e saluto. Ma al di là della bravura del sindaco Fossi, ci mancherebbe. Che si stanno prodigando molto per vedere di realizzare questa cosa. Pensavano addirittura di farci il centro tecnico giovanile, no? Il centro sportivo sì. Giovanile, lo stadio, perché no? Anche se effettivamente io sono comunque a prescindere per il restyling del vecchio Franchi. Quindi quindi sarei per il rifacimento delle curve. Sì, anche perché comunque poi quello lì rimarrebbe una cattedrale deserto, perché insomma quando mai lo userebbero poi? Cioè per tre concerti all'anno? Che ci fanno poi in quello stadio lì? Concerti, test poi, match del rugby. Esatto, fra qualche anno poi rischierebbe di fare la fine del Flaminia a Roma, che è diventata una foresta e che non ci fanno più niente, non so se lo sai. Sì, no, si è ipotizzato appunto anche il discorso, no, che prendesse addirittura da Fiorentina, forse perché no, l'Africo, per fare il centro sportivo lì accanto, per avere, l'ideale sarebbe avere chiaramente tutto unito, centro sportivo, stadio. Ma quello secondo me non è proprio detto, potrebbero fare tranquillamente il centro sportivo a Campi Bisenzio e fare e lasciare lo stadio. Il centro sportivo a Campi e lo stadio però a Firenze. Fare, anche perché in tutte le squadre di Serie A non male il centro sportivo ce l'hanno lontano lo stadio, non credo che Trigoria sia dietro all'Olimpico e il Formello sia ugualmente lì, no? Vabbè. Non penso, ecco, sì, che insomma non vedo per quale motivo non si potrebbe fare un bel centro sportivo a Campi Bisenzio e fare il restyling del vecchio Franchi. Maurizio? Ma io non sono, sinceramente sono problemi che non mi pongo, perché io le grandi squadre, le grandi città e tutto, gli stadi li hanno anche a 25-30 km di distanza dal centro. Il problema dello stadio del restyling del Franchi, che per conto mio sarebbe ipotecabile benissimo, perché è uno stadio che ormai, insomma, voglio dire, ha la sua storia. Fiorentina non è nata lì, ma è andata molto presto lì, quindi ha avuto la storia recente passa dal Franchi.
Però dico, c'è anche un altro problema per conto mio, che è il discorso del rione, il discorso della viabilità, il discorso di creare, perché quando si esce dal Franchi, e ci sono partite anche di cartello, se questo presidente, come dice, vuol fare una squadra importante, le squadre importanti, a Firenze ci sta che le 40.000 persone si trovi in tutte le partite. E le partite con 40.000 persone si rischia, chi sta un po' fuori Firenze, chi sta a Scandicci, chi sta da altre parti, ci metta 2 ore per tornare a casa. Quando? Ma la stazione di Campo di Marte non è utilizzabile? Stazione di Campo di Marte, il problema è la stazione di Campo Marte, può essere utilizzabile, però come si arriva alla stazione di Campo Marte? Devono creare delle strutture per poter arrivare velocemente perché le passerelle attuali non permettano un'uscita abbastanza veloce, perché si crea delle code improponibili, perché ci si mette un'ora per attraversare la passerella sopra la stazione. Perché dico, è un lavoro, va visto in ottica tutto insieme, quindi di ristrutturare tutto quanto il rione di Campo Marte. Quindi allora sì, in quel caso l'ipotesi Mercafir la possiamo considerare? No, non lo sappiamo, aspettiamo ancora, è presto per non dire. Lo so, sinceramente non lo so. Senti, tra le battute del presidente Rocco Commisso ce n'è stata anche una dedicata al tecnico Vincenzo Montella, no? Eletto migliore allenatore della settimana per, penso, la sapiente strategia che ha imbrigliato la Juventus con questa mossa a sorpresa di Ribéry e Chiesa davanti, una barriera, diciamo, immagino un 3-5-2 che sicuramente ha stravinto tatticamente con la Juventus di Sarri. Però ha detto, appunto, Commisso si è complimentato, aggiungendo però complimenti a Montella, sperando che non si monti la testa. Ecco, che cosa nasconde questa battuta? Noi lo vediamo sempre molto sornione, sorridente, entusiasta, però insomma, qualche partita, come già detto, vorrebbe vincerla. Al di là di complimentarsi con i giocatori, io penso che l'abbia cominciato a conoscere Montella, perché Montella, secondo me, non è, o almeno non era, perché ora negli ultimi anni non ha azzeccate molte, no? Purtroppo no. Però con la Juve sì, però. Sì, con la Juve, vabbè, sì. Però non e anche è col Napoli. Non è un... Ma insomma, Napoli è ben pezzo. Poi, insomma, vabbè, però ha fatto una grande... Ma, insomma, dipende dai punti di vista. Secondo me, tatticamente, primo tempo la Fiorentina era messa malissimo, perché insomma, si è preso dei gol che nemmeno in seconda categoria. Quelli, però, sì, forse detto sì. Tutto uguale, poi, ma poi con dei cambi di campo, cioè quelli, però c'era una pressione alta notevole, una pressione offensiva alta iniziale con i giocatori liberi dentro l'area di rigore. Vabbè, insomma, secondo me la partita con il Napoli era ancora da spiaggia, ecco. Che l'inizio del campionato della Fiorentina ufficialmente possiamo considerarlo la partita di sabato. Vabbè, perché prima, secondo me, ancora non c'erano nemmeno giocatori, non erano arrivati tutti, qualcuno c'era, qualcuno non c'era, qualcuno era arrivato il giorno prima. Però detto questo, io penso che uno dei piccoli difetti di Montella sia che è un allenatore parecchio presuntuoso. Ti fermo un attimo qui sulla presunzione, me lo scrivo anche, tu dici di Montella, poi ne dibattiamo su questa forse presunzione di Montella, perché abbiamo in linea un altro collegamento telefonico con Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport. Buonasera Luigi. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, siamo qui a Viola Spritz con due presidenti dei Viola Club, Maurizio Bertini dello storico Viola Club Fanteche Ciuffi e Alessandro Cei del Viola Club Ponte Greve. Tanto buonasera, tu hai scritto una prefazione alla Dea della Giovinezza, Atalanta un vivaio di uomini e campioni, quindi conosci bene la squadra bergamasca. Sì, ho seguito questi ultimi anni, insomma, poi ho stretto anche un bel rapporto di amicizia con Gasperini, insomma, ho seguito l'avventura e anche purtroppo la brutta figura di ieri sera, anche se io sono dentro la Juve, quindi non ho visto la partita la Madrid, però insomma mi ha sorpreso un po', ecco, diciamo, questo crollo. Senti, vista la tua grande esperienza, che Atalanta dobbiamo aspettarci domenica? Arrabbiata o demoralizzata? No, io credo arrabbiata. Io credo arrabbiata e ha sempre reagito a cose negative, anche quando poi ha preso i 7 gol a San Siro, anche quando l'anno scorso, anche la stagione bella
dell'anno scorso venne proprio dall'eliminazione con il Copenaghen, quindi insomma c'è una squadra che sa reagire, lo stesso Gasperini è uno insomma che sa entrare nella testa della squadra e io mi aspetto ecco una grande reazione già in campionato, anche se quest'anno insomma qualche scricchiolio in più si sente. Senti, qui tu hai detto che conosci molto bene Gasperini, ti confesso sì. Che qui a Firenze non è molto amato Gasperini dopo le polemiche dell'anno scorso con Federico Chiesa. Che personaggio è l'allenatore dell'Atalanta? Ma è uno innanzitutto che è cresciuto nel settore giovanile, quindi non parla vambera. A me piace anche proprio come persona, proprio perché sa essere onesto e dire quello che deve dire. Su Chiesa poteva anche stare zitto, io credo che abbia detto una cosa che invece possa essere utile anche alla crescita del ragazzo. Non è stato un episodio isolato e anche di recente si sono visti degli atteggiamenti così insomma sui quali si può riflettere, e quindi io credo che non sia stato un'offesa, ma proprio da un ex maestro di giovani. L'Atalanta è una terra dove si coltivano i giovani, una lezione, un consiglio che potesse essere molto utile. Quindi niente, io ho questa grande stima per Gasperini. Sì, sia come allenatore ma anche come uomo. Senti, tu sei un notissimo autore di libri per ragazzi, no? Allora, ne puoi consigliare uno a un ragazzino viola, un tifoso viola? Qual è quello che suggerisci? Uno, quindi, un tifoso abituato a perdere, insomma, che non, diciamo la verità, non è che... Però ora ha un nuovo entusiasmo grazie a Rocco Commisso. Quale libro gli consigliamo? Guarda, in anteprima non ho mai parlato a nessuno, gli consiglierò il prossimo, però dovrò aspettare un po', perché uscirà a marzo e sarà ambientato a Firenze. Il protagonista sarà un ragazzo grande tifoso della Fiorentina, Toccate il ferro, e quello che volete in quel libro la Fiorentina vincerà lo scudetto e quindi il prossimo sarà quello che farà felice tanti, però se no, in generale io sto portando avanti ormai da tanti anni, dal 2006, una serie che si chiama Gol, che ha per protagonista una squadra di ragazzini che si chiama Cipolline. Sono usciti ormai 62 libri, 62 episodi di questa serie. Vanno bene quelli, perché io in questa serie, oltre a divertirli, metto sempre consigli di fair play, quindi di buona educazione. Credo che sia una serie che faccia crescere un po', insomma, dritti i bambini, quindi vi consiglio un libro di Gol a scelta. Va bene, e saremo comunque molto curiosi di leggere il libro dedicato al prossimo scudetto della Fiorentina. Grazie Luigi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Buona serata. Formazione. Allora, in vista dell'Atalanta alle ore 18, con chi giochiamo? Difesa a 3 confermata, penso, sì. Penso... No. Allora, chi mettiamo centravanti? Badelli rimane in panchina, dai. Diciamo che la squadra aveva creato Montella insieme a Pradè, probabilmente non prevedeva la difesa a 3 ma la difesa a 4. Sì, penso. Perché questo surplus di esterni d'attacco, secondo me, prevedeva quello, perché dove li metti ora tutti questi attaccanti esterni se giochi con due attaccanti, no? Con il 3-5-2. Però invece abbiamo scoperto, diciamo, con la partita di domenica, in particolare anche durante le altre partite, quando ha cambiato e ha messo la difesa a 3 e il centrocampo, diciamo, a 2, Pulgar e Bade centrali, oppure Pulgar e Castrovilli, che la Fiorentina ha ritrovato suoi equilibri. E anche la difesa penso si sia assestata meglio con l'arrivo di Caceres, perché lo stesso Pezzella, che avevamo visto sbandare pericolosamente nelle prime due partite, invece nella partita di Juventus ha acquisito molta più sicurezza e tranquillità. E con la difesa a 3, fra l'altro, dobbiamo dire che Milenkovic domenica, secondo me, è stato uno dei migliori in campo, ha fatto una grandissima prestazione. Sì, la presenza di Caceres ha dato sicuramente sostanza alla difesa. Maurizio? Concordo pienamente. Io credo che la formazione non si discosti da quella della, no, però cioè, sono dei punti fondamentali, dando per scontato che Castrovilli rimarrà in campo, cioè in attacco non mettiamo un centravanti, giochiamo ancora con Ribéry e Chiesa?
giocare senza il centravanti a Montella piace, giocare senza centravanti, perché anche nelle stagioni precedenti, quando si vedeva giocare una bella, perché all'epoca era una bella squadra, ci si divertiva, giocava senza centravanti. Quindi io credo che la sua mossa contro la Juve sia stata che quello che ha ingarbugliato la Juve è quello di non avere un punto di riferimento in attacco, anche perché gli ha messo un po', è chiaro che la condizione, la Juve vista ieri sera e vista a Firenze, sinceramente non è stata la stessa Juve, specialmente nel secondo tempo, perché ha giocato veramente bene. Però ecco, io credo che la partita sia stata tatticamente messa, giocata molto ma molto bene da Montella. Non vedo ora come ora, è chiaro, ora hai due centravanti, hai da mettere o Vlahovic o scegliere Pedro. Però ecco, poi c'è il mistero Boateng, perché Boateng è il più sacrificato di tutti alla fine, perché rimane il primo subentrante a mio avviso, è il primo subentrante, però bisogna vedere un attimino anche come si mette la partita. Io credo che ripartirà con la stessa formazione senza il centravanti, poi nel proseguo della partita bisogna vedere un attimo come, però per me la formazione rimane quella della Juve. Senti, Castrovilli, che Montella ha paragonato ad Antonioni, è un paragone esagerato, azzardato, improprio, oppure qualcosa c'è? Sentite, anzi non senti, Alessandro. È molto impegnativo secondo me il paragone con Antonioni. Castrovilli è un ottimo giocatore, io l'ho seguito molto anche con la Cremonese, perché io in Serie B faccio il tifo per la Cremonese. Fai tifo per la Cremonese? Sì, in Serie B faccio il tifo per la Cremonese. Perché, scusa? Ma per simpatia, da tempi gli anni 80, quando ci giocava Azmuda e Cantarutti, insomma, mi stava simpatica, e allora in Serie B facevo tipo per la Cremonese e l'ho seguito abbastanza, anche in alcune partite si vede un giocatore che ha dei numeri estremamente interessanti. Ancora diciamo è difficile dargli un ruolo ben preciso, perché noi l'abbiamo visto interno di centrocampo, ma nell'ultima partita della Juventus ha giocato da trequartista. Può essere un po' più tipo Tardelli, che parte da Juventino, però ha qualcosa, una mezzala, per me non è neanche Antonioni. Deve essere se stesso, questa è la prima cosa. Però ha un grande cambio di passo, una velocità importante, però intanto non ha la conclusione di Antonioni. Antonioni, quando calciava, ragazzi, quando prendeva la traversa spaccava in due. Invece mi sembra per ora Castrovilli non ha neanche il lancio, tantissimi numeri, perché sinceramente numeri ne ha tanti, però paragonarlo ora come ora ad un possibile Antonioni mi sembra fuori luogo. Un eccesso. Mi sembra fuori luogo, sinceramente. Quindi non c'è nessun nome a cui possiamo paragonare. No, Castrovilli secondo me è bene che giochi da Castrovilli, che cresca e non si monti la testa, e che sia, insomma, credo possa diventare, penso sia uno dei giocatori, un grande giocatore. Gli auguro di essere uno dei protagonisti della Fiorentina, sì, e terzo scudetto. Sicuramente, speriamo. Quello è po', ma sicuro. Speriamo. Nel libro di Garlanda. Allora, siamo alle battute finali. Salutiamo tutti chi ci ha seguito, chi ha avuto il buon cuore di seguirci. Ringraziamo naturalmente Alessandro Cei e Maurizio Bertini per aver partecipato. Ringrazio voi di avermi aspettato così tanto, perché è trovato traffico. Un'ora in macchina sono stato, quindi stendiamo. E ci lasciamo al primo video cocktail di Matteo Vezzosi, grande amico di Alessandro Cei. Tra l'altro è un gin fizz. Voi bevete il gin fizz abitualmente? No, io vino più che altro. Vino, vabbè. Non tutti i giorni. Piccole dosi, piccole dosi chiaramente. Quello buono. Grazie a tutti per averci seguiti. A giovedì prossimo. Viola Spezia. Grazie, arrivederci. Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati. Dopo tanto tempo ci rivediamo. Iniziamo il nostro momento cocktail. Ripartiamo con un long drink. Il gin fizz. Gin fizz, come ho detto, è un long drink, si prepara nello shaker con tre ingredienti semplicissimi: gin, sciroppo di zucchero, succo di limone e poi l'aggiunta di soda. Preparazione: lo facciamo in un bicchiere da long drink, un tumbler alto oppure un tumbler più basso, bello capito. Yeah.
ghiaccio, i nostri 4 centimetri e mezzo di gin, succo di limone fresco, mi raccomando, sciroppo di zucchero. Aggiungiamo la soda. Oh, come decorazione una bella ciliegia al maraschino, che io ora non ho, o se no una bella fetta di limone. Bello fresco, dissetante, non tanto forte, gin fizz.